Allora, che sarà mai la ribalistica? È la rivisitazione della balistica. E che cos'è la balistica? Beh, la balistica deriva dal greco ballo, che vuol dire scaglio, butto, getto. Quindi lo studio del moto dei corpi lanciati con una certa velocità, in una certa direzione nel campo gravitazionale terrestre o anche extraterrestre, planetario, eccetera. Comunque normalmente si tratta di moto parabolico, e quello che viene studiato al liceo scientifico, generalmente in seconda o in terza, l'ho già trattato nelle videolezioni di fisica della cinematica. Le sigle sono CIN, G1 e G2. Viene fuori nel caso dell'assenza di attrito con l'aria, viene fuori una parabola, si fanno dei calcoli sulla gittata, la distanza a cui va a cadere l'oggetto, l'altezza massima, eccetera. E è abbastanza facile scomporre la velocità dell'oggetto nelle due componenti orizzontale, verticale e cartesiano: una a velocità costante e l'altra c'è la percezione di gravità che ne altera la velocità, e quindi un'equazione di primo grado come fosse un moto uniforme, l'altro un moto accelerato, si compongono le due cose e si viene fuori un'equazione. Io però, in quei famosi anni di 45 anni fa, fine 69, avevo in mente il calcolo del caso dell'attrito con l'aria. Cioè, c'è l'attrito con l'aria, c'è un attrito, nel caso turbolento, proporzionale al quadrato della velocità. E lì è successa una cosa, che mi accorsi che era meglio, dal punto di vista dei calcoli, scomporre i movimenti in maniera non orizzontale e verticale, ma scomporre i movimenti tenendo presente che io la accelerazione di gravità moltiplicata per m fa la forza peso. Poi ho la componente, diciamo così, parallela alla direzione del moto, la componente perpendicolare alla direzione del moto, e poi ho questa forza di attrito che è invece soltanto nella direzione del moto, che è proporzionale alla velocità dell'oggetto, che disegno, traccio con un altro colore perché sono due cose diverse. Qui sono tutte forze, quella è una velocità, non c'entra, diciamo, come grandezza, non può mescolarsi, a sommarsi vettorialmente agli altri, no? Allora c'è questo discorso, appunto, che questa forza di attrito è lungo la velocità, quindi la scomposizione xy non è molto adatta. Questa forza di attrito si scomporrebbe in una x, una y, nessuna delle quali nulla, perché il trucco della scomposizione su x e y nel caso del moto parabolico sta nel fatto che la componente orizzontale è nulla, c'è solo la componente verticale di accelerazione di gravità, quindi è comodo usarlo, una di secondo grado, l'altra di primo. Qui sarebbe stato un casino. Allora, nell'idea di pensare le cose in questa maniera diversa, cioè con la scomposizione invece che xy, ma lungo la direzione del moto e perpendicolarmente al moto, venne fuori lo studio di questo caso con scomposizione diversa, anche nel caso del senza attrito, con il problemino che era il numero 107, che era, diciamo così, un primo assaggio di questa nuova tecnica di analisi del problema, che poi sfociò successivamente, lo vedremo in un altro problemino,
nel ricavare l'equazione nel caso dell'attrito. Quindi adesso vediamo, per questo che è ribalistica, vediamo rivisitato il problema del moto parabolico nel caso in cui io vado a studiare le cose con queste due componenti qua, in questa ottica diversa da quella solita. È un calcolo lunghissimo, cioè rispetto a quello che si fa nel moto parabolico nel liceo scientifico, che sono pochi passaggi, lo vedete in questi video che vi ho segnalato. Qui è una cosa lunghissima, però intanto mi conferma che il tipo di impostazione funziona. Il passo successivo sarà appunto vedere il problema non senza attrito, ma mettendoci la forza di attrito. Allora, non so quanti video ci metteremo, perché qui di fogli, di appunti ne ho una striscia infinita, quindi veniamo poco per volta di svolgere questo benedetto problema. E cominciando dunque, possiamo cominciare da, beh, intanto due cose semplici semplici, cioè le componenti. Qui si può togliere anche la M, in questo caso possiamo ragionare solo sulle accelerazioni, perché non c'è di mezzo la forza d'attrito, quindi ragioniamo pure sulle accelerazioni. Per similitudine dei triangoli, se per similitudine dei triangoli, qui possiamo dire che questi due triangoli qua sono chiaramente assimilabili al triangolo in cui c'è delta y qua, delta x qua, un delta L diagonale che è pari alla radice di delta x al quadrato più delta y al quadrato, che raccogliendo il delta x diventa 1 più y primo al quadrato. Quindi in questa situazione posso dire per esempio che G perpendicolare, questo qui, il cateto lungo, diciamo in questa situazione qua, cateto lungo, sta all'ipotenusa, quindi sta a G, G lo porto dall'altra, come il cateto lungo delta X sta a delta L, ma questo implica dx fratto delta L, abbiamo detto che è quello lì, delta X fratto 1 più y primo al quadrato, chiaramente se ne vanno via i due delta X e abbiamo che la G perpendicolare è pari a G fratto la radice di 1 più y primo quadro. Questo è 1. Analogamente, stessa proporzione, posso trovarmi G parallelo. G parallelo risulta essere la stessa cosa ma moltiplicato per y primo, 1 più y primo al quadrato. E questa è una prima cosa che posso fare, andarmi a trovare le componenti della situazione di gravità nella direzione perpendicolare e nella direzione del moto. Perpendicolare al moto e nella direzione del moto. Fatto questo, che mi serve per fare eventuali altri calcoli, io ho due equazioni su cui posso lavorare. Una banalmente è l'equazione che mi dà l'accelerazione, in questo caso una decelerazione, nella direzione del moto. Cioè, chiamiamola accelerazione, chiamiamola dv su dt, no? La derivata della velocità rispetto al tempo è uguale a meno G parallelo, chiaramente. La situazione è che la decelerazione è dovuta solo a questo. Nel caso poi ci fosse l'attrito, allora le cose si complicherebbero. Questa cosa qua, questa equazione qua, si affianca a un'equazione banalissima, il fatto che V quadro su R sarebbe l'accelerazione centripeta. Perché in quest'ottica qua, del viaggiare lungo la direzione
del moto, l'incurvarsi è dovuto a un'accelerazione centripeta, che è la G perpendicolare. Quindi questa è una seconda equazione che si può usare. Adesso svilupperemo, andremo avanti con questa, ma poi alla fine torneremo su questa dove R, il raggio di curvatura, sapete che R è la famosa formulazza, radice di 1 più y' al quadrato al cubo fratto y secondo, che viene fuori, oddio, non ho messo il riferimento, comunque in un video della serie delle derivate, credo, e delle derivate, non dell'integrale. Una serie di video sui raggi di curvatura, c'è questa formula che è raggi di curvatura nel caso cartesiano, e poi ci sono quattro video, una cosa un po', 4-5 video, una cosa un po' lunga nel caso di coordinate polari. C'è una cosa da tenere presente, che questa formula funziona in accordo con la derivata seconda, quindi se la curva ha concavità positiva, derivata seconda positiva, il raggio di curvatura è da questa parte viene considerato positivo. Qui siamo al contrario, qui la concavità della curva è negativa, quindi la y seconda è negativa. Qui dentro serve un R che sia un valore assoluto, perché poi viene paragonato a questo G perpendicolare visto come valore assoluto anche lui, quindi qua c'è bisogno di piazzare un meno davanti, nella forma. Ci sarà bisogno. Ci sarà bisogno perché adesso noi andiamo avanti a sviluppare questo signore qua. Questa equazione qua. Su questa equazione qua, vabbè, prima cosa mettiamo il valore di G parallelo, quindi abbiamo dv su dt uguale meno, il G parallelo è gy' fratto radice di 1 più y' al quadrato. Qua è un'equazione di differenziale di primo ordine dove c'è un y' che potrebbe essere visto come una variabile, e poi v e t che sono due variabili ancora, qui ce ne vogliono solo due, non tre di variabili. C'è bisogno di trasformare qualcosa qui dentro e si può fare, questa trasformazione si può fare lavorando su questo dt. Allora il dt è il tempo secondo la formula classica del moto uniforme, il tempo è spazio fratto velocità. Qui sono differenziali, quindi è lo spazio delta S fratto la velocità V. Ok? Però qui potremmo fare una cosa per tirare fuori le variabili che ci interessano, sono x e y. Invece di mettere lo spazio e la velocità in generale, prendiamo la componente spaziale orizzontale dx con, invece della velocità, la velocità componente orizzontale v di x. E la v di x, se io ho la velocità che è questa e la v di x che è questa, la v di x sta alla v come dx sta al solito del, no? Perché è l'ipotenusa, come sta a del. E quindi facciamo v di x uguale, questo lo portiamo di graffa, v dx, del, abbiamo detto, è dx per la solita radice di 1 più y' al quadrato. Vanno via i dx e praticamente ottengo che la v di x è la v fratto quella solita famosa formuletta. Quindi, ultimo passaggio, qui metto dx e qui metto v
radice di 1 più y primo al quadrato, ok? Fratto su fratto questa roba può andare sopra, quindi posso mettere dx su v per radice di 1 più y primo al quadrato. A questo punto torniamo alla nostra formula, proviamo a mettere al posto di dt tutta questa roba qua e abbiamo dv fratto, facciamo una cosa, sì, sarebbe fratto dx su v radice di 1 più y primo al quadrato chiusa quadra uguale meno g y primo fratto radice di 1 più y primo al quadrato. Adesso siamo al limite, fra un po' ci suona il campanello, abbiamo fatto il giga in memoria, però vedete già che c'è a denominatore da tutte e due le parti c'è questa benedetta radice che andrà via, sarà molto semplice poi quello che ci troviamo. Qui c'è un fratto V vuol dire che va sopra, quindi c'è una V sopra dV uguale il dx che è sotto il primo fratto, quindi è giù, portato di là, mi dà un gy' dx. E su questa equazione andremo avanti a fare conti video dopo video. Madonna. Vai.